Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Grande Fratello VIP 7, all'interno del cast un personaggio noto di Uomini e Donne, colpaccio di Signorini. Alfonso Signorini e Tina Cipollari. Sono già in atto i preparativi del programma più amato della televisione italiana, parliamo infatti del Grande Fratello VIP. Lo show condotto da Alfonso Signorini nel corso degli anni ha ricevuto sempre più successo grazie anche alla scelta del format ma anche a quella dei personaggi da far rimanere all'interno della casa del Grande Fratello. Il conduttore infatti, è ormai il presentatore ufficiale del programma televisivo, preceduto dalla bravissima Ilaria Blasi. Il programma è ormai finito da mesi ma a quanto pare i preparativi per la sua edizione sono già in atto per avere una casa completamente cambiata. Sta di fatto che oltre alla casa ad essere rinnovata, pare che si stia decidendo anche per quanto riguarda il cast. I personaggi che entreranno nella casa infatti saranno diversi e nelle ultime ore pare infatti che siano arrivate alcune indiscrezioni riguardo i concorrenti, ma scopriamo insieme chi ci sarà quest'anno all'interno della casa. Grande Fratello VIP, nella casa una nota dama. A quanto pare i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello sono ormai alle porte e se anche mancano un po' di mesi dall'inizio della nuova edizione, Alfonso Signorini già sta provvedendo per i suoi concorrenti. In queste ultime ore infatti riguardo il cast del GF, sono arrivate alcune segnalazioni che riguardano un volto noto della televisione italiana. A quanto pare si sospetta che uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP sarà proprio la tanto discussa Gemma Galgani, dama ormai da tanti anni del programma Uomini e Donne. Grande Fratello VIP. La donna, nota per la sua lunga permanenza all'interno del programma e per la relazione con Giorgio Mosetti, pare che avrà un ruolo nella casa, quella di concorrente. A quanto pare la sua partecipazione al programma avverrebbe proprio in virtù del fatto che non si parli più molto delle sue molteplici storielle all'interno del programma e che la stessa Maria De Filippi potrebbe fare a meno della sua presenza. Ma in qualche modo Gemma si deve far notare così Alfonso Signorini molto probabilmente l'ha scelta come concorrente. Ma queste ovviamente sono solo indiscrezioni che sono arrivate alle nostre orecchie, al momento non si ha nessuna certezza della partecipazione di Gemma all'interno del Grande Fratello VIP. Sicuramente Gemma avrà modo di farsi conoscere meglio al di là di Uomini e Donne e magari chissà troverà il suo principe azzurro proprio all'interno del programma televisivo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah.